Ciao a tutti ragazzi, bentornati su Dino Pera qui a giocare con Mulhouse, che è 6 province più 2 di Stovassallo e 3 di Ingolstadt. Ragazzi, continuiamo ad espanderci piano piano, inesorabilmente. Bari vuole diventare una marca, ma non mi interessa. E, appena si può, ci pistiamo con Wurttemberg, che è nostra cultura principale. In più, ragazzi, dobbiamo fare la missione Swabian League, ok? Per fare Swabian League ci serviamo 3 province. Con Swabian League ci stanno delle province che magari passano a noi, che sono Breisgau, Sundgau, che sono quelle dell'Austria, queste due separate, e poi Donauwörth. E chi è Donauwörth? Ah, quella dell'Ingolstadt, va bene. Quindi in realtà diciamo che tra virgolette avrei dovuto conquistare quello impossibile, ragazzi. Quindi Donauwörth l'ho già preso per affari mia. Qui vedi, cultura Swabian. Io credo che se poi libero. Non lo so, non ho idea. Sarebbe da capire se posso fargli cancellare sta cosa, ma. No, perché se io annetto Ingolstadt e poi lo libero. Boh, non so se Donauwörth arriva da me. Non ho idea. Cioè, se rimane o se ritorna a loro, non ne ho idea. Comunque, stiamo a far ballare l'esercito, visto che abbiamo un 33% del bonus a ballare degli eserciti. Posso pagare l'ultimo prestito. Ok, tiè, finito finalmente. Quello dell'inflazione, me sta a far sognà. I nostri advisor li paghiamo veramente poco, visto che abbiamo dei bonus interessanti al costo degli advisor, anche grazie a questi qua. Posso fare il mix quando finirò 15% di Infantry Combat Ability. Insomma, non è male. La prossima idea sarà Diplo, però. La prossima idea sarà Diplo. Che non so quando arriverà in realtà. Quindi, Tech 10. Quindi la voglia a te. Non ci siamo, insomma. Comunque, i claim a catena mi hanno fatto urlare, ragazzi. Qui l'Austria è ignorante, l'Austria. Comunque forse l'Austria riuscirà a far passare pure qualche altra cosa. Meno 2 International Arrest non è male. Diplo Reputation, Imperial Authority dai Free City. Vabbè, sono tutti forti, sono tutti forti. Qui questa non si potrà mai fare, probabilmente cambia pure se diventa la Swabia. I burger per farli scendere, mo me devo mettere a piagne. Vabbè, dovrò togliere sicuramente Supremacy Over the Council. Per quando serve assolutismo, però insomma, voglia te. Vediamo se posso togliere terra. Posso togliere terra tra un po'. Ma che devo costruire qua, scusami? Un marketplace. Vabbè, ho costruito il workshop. Quindi, mo, marketplace. Chiediamo i soldi a qualcuno, vediamo se mi danno. È troppo presto? Ok, mi danno. Ok, 75, quindi mo appena si può, manca poco, ci mettiamo sto marketplace prima che mi scade l'agenda. Almeno i burger sono ancora più contenti. Oh, ragazzi, 6 e mezzo al mese, more trade già sta in paro quasi, ha superato la produzione, ma già sta quasi in paro con le tasse. Quindi siamo messi da paura anche sul lato economico. E mo che te faccio pure questo, insomma, si vede, eh? 2 di autonomia. Oh, ragazzi, è finita l'autonomia, eh? Finita l'autonomia dappertutto. Boemia mi ha messo come rivale. Questo vuol dire che pure lei deve becchiare i validati, Boemia. E Francia, oh, tiè. Qui togli questo. Ti becchi un bel Economic, indossa. Un embargone alla Boemia e un embargone alla Francia. E tanto non mi potranno mai attaccare, sono protetto dall'Austria. E quindi ritorniamo a fare amicizia con Ingolstadt, che già mi ama, eh. Già mi ama. Swabian League, vabbè, sempre la stessa cosa.
non riusciamo a guadagnare favori più velocemente con l'Austria. Tregua con Trevi è finita. Trevi c'ha meraviglie, no? Ok. No, non c'ha niente di interessante. Non c'ha niente interessante, però se prendo due province, poi potrei stare vicino a Colonia. Che per i cattolici fa schifo. Ah no, Irli Papa l'influence. Non è male. Poteva andare meglio, però, eh. Ok, raga, abbiamo costruito tutto. Qua manca una chiesa a Metz. Ma senti, ma se c'è la cattedrale, che fa? Fa doppio? No. No, no, non fa doppio. Development of the temples. Un bonus che ho preso dal clero. Se c'è una chiesa in una provincia, 5% costo allo sviluppo. Mazza, Ingolstadt se sa difende. Ingolstadt 9k, eh. Lo vedi? Attenzione. Attenzione. L'Austria vuole i soldi. Naccia. Posso fare la tech amministrativa, ma non prendo l'innovativeness. Aspettiamo il mese prossimo. 50 punti Diplo. Right now, però l'anno prossimo si fa uguale. Ragazzi, innovativeness senza un po' più PA. È finita così. Ho fatto idee innovative, ma niente innovativeness per te. Ci fermiamo qua. E tra poco dovremo pure far spawnare il colonialismo. Fortunatamente abbiamo un sacco di province pianura buone. Tipo Baden e Durlach, insomma, male. Ecco, Stuttgart, c'è pure a Farmland, questo è 5% sconto allo sviluppo, quindi non è male. Che vuoi? Allora, papà mi deve amare, prendo bonus ai cosi, molto bene. Barracks per uno dei manpower a Mulhausen. C'è ogni soldi per fa... ma c'è ogni soldi, tutti questi soldi devi io. No, non si può fare questo. Fammi col papà, l'amicizia col papà. Vai. Che voglio fare 100 punti, così faccio il punto di stabilità. E intanto mi costruisco la chiesa a Metz, così ho tutti gli edifici. Quanti soldi mi passa Ingolstadt? 0,21, ovviamente 50% in più de buy. Beh, 2 soldi te danno i vassalli, eh. La Boemia è diventata l'imperatore, il mio rivale, ovviamente. Ma quando mai, ragazzi? Quando mai? Ma perché è Palatinato qui? Wittenberg è alleato del Palatinato. Posso fargli sciogliere 2 alleanze di favori? Oh, e se non mi visto con Wittenberg, non so che dite. Cioè, anzi, col Palatinato, non so che dite. Sicuramente me posso pista contro l'Austria. Quello, questo è poco, ma non ci piove. Amicizia col Papa vola. 7 al mese. Questo che balla. Mezzo ballato, ragazzi, lo stesso esercito. Mi mancano 2 reggimenti. Che cannoni, insomma, ho 4 cannoni, sto veramente con dei bonus interessanti per quest'epoca così, così presto, eh. Facciamo l'ultimo edificio. L'ultimo edificio per un po' di tassone. 0,78 di tasse da questo edificio, cioè questa provincia, quindi così mi prendo 0,20 al mese, dai, sì, si ripaga sicuramente. Samuel Schingenbach. E mo' bio, mo' tengo. E mi so che di punti militari. 50 punti militari. Eccolo, gennaio, quindi 375 per i punti amministrativi. E prendiamo 100 dei governi incapaci della Courthouse, che non faremo tipo per assai. Culture promosse, lo shipyard, più morale alle navi e 10 trade range a 5,19. Posso fare atto di uniformità. Non devo convertire niente, quindi non lo faccio. Posso fare un'altra abilità, che sarà
Aggressive Expansion Impact. Purtroppo avrei dovuto farla nell'altro ordine, però insomma, non so, voluto tenere questo. Avrei dovuto prendere quello militare, però c'avevo sconto alle idee, ragazzi. Ma tanto sconto alle idee, poi rimango indietro con le tech militari. Casino, casino, quindi mi sa che ho fatto una cazzata a tenermelo. Vabbè, se rimango con troppi punti amministrativi faccio il punto stabilità. Come, mamma mia quanto costa! Mamma mia quanto costa! Prima di fare punto stabilità col Papa faccio uno di stabilità con punti amministrativi e col Papa passo a 3 di stabilità. Quindi ecco il punto, ecco diciamo la strategia. E il Papa sta per farmi strillare, ma i punti del Papa i pio 2 all'anno. Controlled Cardinals. C'ho un Cardinals? Quando mi chiedo sto Cardinals? Ah, poi non nella capitale, che è molto più sviluppata, una provincia a fianco. Oh, il paladino, nonni, mi fai dei soldi? Fammi tenere qualche sordo. Ok. Che volevi te? Ah, 100 amicizie. E poi continuo ugualmente a lasciarcelo sopra fino al massimo dell'amicizia col Papa. Così c'ho sempre altri bonus a coso. Uno di mercantilismo e 25 punti amministrativi, questo va benissimo. Il mercantilismo l'ho sicuramente buttato tutto per i prestiti dei burger. Ma costa 100 punti diplo un punto mercantilismo, quindi hai pagato 25, è come se ti avevano fatto uno scontone. Ecco la missione. 10 di amicizia col clero. Ok, è arrivato il momento di togliere terra. Ok, tiè. Toglie terra senza litigare poi. Attenzione, che poi ho tolta solo ai burgers la terra, mi sa, perché l'altro ci hanno tutto bloccato. E vabbè, togliamo uguale ai burgers. 23% c'è, cioè, i burgers, scusami. Allora, Baden ha sviluppato Strasburgo, Barracks. Strasburgo, 8 di produzione. Voglio fare questo in realtà. C'ha la prosperità. Tiè. 66 cash. Quindi qui c'ho tutto. Qui c'ho tutto. Qui c'ho tutto. Baden, vinello. Ah, già posso fare. Ok. Strasburgo, tech 16. Ok, vuol dire che devo fare il potenziamento degli empori. Raga, pensavate che avevo costruito già tutto, no? Ci stanno mo' le spese grosse. E potenziamento degli empori, ce ne ho due, quindi mi servono 400 e poi posso fare manifatture. Quindi sto veramente pompando il massimo. Improve relation, trade efficiency. Trade efficiency che costa solo 2, dai, facciamolo. 5,69 il mese prossimo. 5,90, ok, allora in realtà sono andato in negativo. Però, nel senso, famo sto punto in più, faccio fa sto punto in più, sì. Faccio fa sto punto in più, sì. Nuova idea o nuova tech? Beh, considerando che le prossime tre sono per le navi, no, facciamo la tech. Ecco, quindi non lo rieleggo questo e lo faccio diventare militare, così c'ha senso. 36 favori con l'Austria. Mo' che finisco col Papa, passo all'Austria a fare amicizia. Insomma, questo qua mi ha fatto prendere punto di stabilità, diciamo, tra virgolette, che l'ho rieletto e mi ha dato 5 punti amministrativi, anche se ho già finito tutto sul lato amministrativo. Quindi, insomma, non è male lo stesso. Tra poco un diplo relation, intanto tra poco cambieremo. Oh, questo qua, sto generale, sta più a tutti i punti, eh. Oh! 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 Ma qui si balla forte, ragazzi, sto quasi a 10 di professionalismo, Quasi a 10 di professionalismo con sto ballare tutta manpower. Quindi Papa dovrebbe finire tra 2 mesi, 3 mesi. Fammi vedere, no, in realtà tra 4 mesi. La Francia mi ha rimesso come rivale, ma perché ne era ancora, ne era rivale? Cambia sempre, È morto. Rifacciamolo e lo rifamo ballare. Raga, almeno mi fanno il professionalismo gratis. Scusami.
tanto tra poco cambio il boss, nel 94, quindi tra un anno e tre mesi, e mi arriva anche il mercatone. Poi quando diventerò una monarchia mi potrò sposare con l'Austria, pure col Palatinato, magari esce qualche personal union, che ne sai. Eccolo, ah no, c'è uno 206 perché c'è l'inflazione, niente, quindi ce la faccio il mese prossimo, non lo so in realtà. 206.20 probabilmente sì, ce la dovrei fa. Eccolo, quindi Market Town, un altro sconto allo sviluppo, 10 local trade power. Se prendo 2000, abbassamento dell'inflazione, vabbè, 2000 è un po' troppo però. Ok. Qui intanto Augsburg sei riuscito a riallare con l'Austria, no? Sei alleato con Trento. E niente, non si può fare niente. Austria, Palatinato e tre leghe. Mo' mi serve da potenziare il mercato dei Metz. Qua, senti, 74 punti del Papa, vabbè. No, 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 fermati. Devo fare questo. 4,82, costa pure poco. Insomma, niente male. Ecco, già sta cominciando a spawnare colonialismo, quindi mo in questo momento dovremmo cominciare a vedere chi scopre il colonialismo. Ovviamente non sarò io, ma sarà uno tra Inghilterra, Portogallo e Castiglia. E quindi il centro del colonialismo sta in un posto scomodo, lo devo far spawnare a mano. Oh, sta per un'altra riforma imperiale? 2 di inflazione o 10 di repubblica? Niente, dammi l'inflazione. Ma il nostro ragazzo amministrativo non ci fa perdere l'inflazione. Senti, io lo faccio due volte, tanto mancano quanti anni? 11 anni? Insomma, dai, abbassiamo st'inflazione di merda. Ci siamo. Ok, intanto ci stiamo a 50 euro. 42 favori con l'Austria. Un militare che costa la metà. Ok, che è quello del forte. Leopold de Morimont. Quindi, come vedete, quasi tutte le province stanno... credo che questo qua... Ah, ok, vedi, la pianura ti fa fare un posto in più della costruzione. No, prendo il militare, che non mi serve, questo devo scontare le idee. Anton Gerard, che fa questo? Agli Army Tradition Decay. Mulhouse... Le chiese funzionano fino a 1515, però prendo influenza del Papa. Sposto terra dal clero ai nobili. Ho un punto di stabilità. Guarda, tanto lo volevo fare lo stesso. Quindi dammi i soldi, così faccio un investimento a lungo termine. Dammi i soldi. No, vabbè, queste ovviamente non le faccio giusto per vedere. Quelle barracks dove fa Mulhouse, una barraxina, non sarebbe male. Mo qui si deve fare l'emporium. No, tanto il punto del Papa, cioè il Papa mi fa fare il coso, il punto di stabilità. Con tutti questi punti amministrativi faccio il secondo punto e ci siamo. In ordine opposto ovviamente, perché sennò paghi ancora di più punti amministrativi. Sfruttiamolo sto cattolicesimo, no? Almeno per una volta. Esercito completamente ballato. Dopo che faccio sto marketplace faccio pure gli altri due cannoni, così arrivo al massimo dell'esercito. E insomma sarà un esercito pure interessante, ragazzi. Ma forse posso mettere velocità 5, non sta succedendo niente, mo? Ok. Chi è? Oddio. Oddio, senza come volevo è successo l'evento che ci fa strillare. Ok, mandiamoli tutti e due via. 200 punti e 200 punti e li riprendiamo. Quindi, dove sta? Proprio quello dell'inflazione è vecchio. Vabbè, ma costa poco. Guarda, prendo quello delle tasse in realtà. Invece qui, trade efficiency. Ok. Recall.
l'Austria Max Amicizia. Posso fare la tech militare. 482, mi arriva Regimental Camp, Infantry Fire e Cavalry Shock. Insomma, ho tutto, ragazzi, sto pure imparo la tech. Io direi di mettere a fare altre spiate su Wuttenberg. E niente, mo devo rifarmare un altro po' di soldi per fare questo qua, insomma. Eccolo, meno 2 di local unrest in tutte le province dell'impero. Si urla. Si urla, ragazzi. Si urla, ragazzi. Ma comunque quant'è la... i favori o questi? Ok. Local dev. Rimettiamo local trade. Quant'è? 6,60, ragazzi. Oh, ho superato già il trade, eh. Ho già superato col trade le tasse. Quindi sono più importanti di quello che pensi, gli empoi, eh. Cioè, nel 1496, a Donauwort sono usciti i ribelli. Già, non si sono morti. Ok, a posto. Meno 11%. Vabbè, ma l'Austria mo ha perso l'impero, ragazzi. Quindi, insomma, ci sta. Votano tutti a Boemia, però. Vabbè, l'Austria, insomma, almeno non è l'imperatore il nostro alleato. Così non ci chiama in guerra. L'impero ottomano non andrà in guerra contro l'Austria e la Boemia insieme, insomma. Mulhausen, produzione per 70 euro. Questa va benissimo. Sta benissimo, tanto manca assai, quindi posso già ricambiare cosa, no? Quindi aspetto un attimo. Appena si può fare il cambio cosa, che è a novembre, sì. Che ero praticamente arrivato un paio, quindi ci compro i cannoni con sta missione, eh. Ci compro i cannoni che tanto già faccio da solo. Un army reformer che costa la metà. Un comandante a un recruiter. Ma guarda, dammi quello della disciplina. Lo prendiamo, insomma, quando ce va, perché tanto c'ho quello dei forti che già costa la metà. Non è che sia proprio molto utile in questo momento. Ok, siamo a ottobre. I cappelli di pelliccia. 202. Mese prossimo si può cambiare, cioè si può potenziare il coso. Eccolo. Quindi, un altro emporione. Qui, mo, appena si può, 15 novembre, si cambia. Mulhausen, 2 di produzione. Arrivano i soldi, e sono pure arrivati più soldi. No, 70, c'era scritto 70. 5 di prestigio, 2 cannon. Tiè. Raga, questo è un esercito di Dio, stiamo facendo, eh. Un esercito di Dio. 49 favori con l'Austria. Sto quasi in tempo per fare la prossima riforma, che... che insomma cambia la monarchia, 3 destabilità perdi. Mo vabbè. Che vuoi? 2 de papa. Ok. 3 deficiency con i burger. Famo 3 deficiency di burger. Mazza, i burger c'hanno quasi 100 di lealtà, ragazzi. Ok. Quindi qua i cannon stanno arrivando, fammi vedere. 18-20, sì. Perfetto. Mo qui quindi quanto sto a fa? 7, ragazzi. Mazza, sto trade ci sta a far sognare. Allora, mo dovrei diventare una repubblica. No, perché? Ah, almeno 2 di stabilità ce l'hanno. Ok. Allora, ti è? Con questo posso diventare... però mi serve questo? No, magari cambio boss, perché questo fa un po' schifo. Cambiamo boss e poi diventiamo una monarchia. E 100 qualche punto del papa mi manca. No, cambiamo boss e poi pure 51enne, insomma. Quello là vuol dire che muore fast e perdo subito un altro punto di stabilità. Che magari ti conviene mettere un amministratore. La prossima età facciamo Diplo. Però i punti Diplo ce l'ho.
dovrò recuperare un botto di stabilità. Boh, forse sarebbe il caso di mettere quello amministratore. Questo vuole i Ducati. Tiè, ti do 52 favori. Ok. Quindi Austria, sciogli sta cazzo di alleanza con Württemberg. Ok, questo non lo può fare. Ok, e quindi non mi devo pistare per forza con quest'altro. Il Palatinato non ci viene. Il Palatinato non ci viene. Il Palatinato non ci viene. Il Palatinato non ci viene, ragazzi. E se il Palatinato non ci viene, io urlo. Però devo capire perché non ci viene. H. Perché se non ci viene per un mese solo, è un macello. È crudele il King del Palatinato, sì. Proprio uno stronzo, meno male. Ok. Quindi già abbiamo qualche mese per fargli acchiappare sto esercito. E tre leghe magari le vassallizzo pure, ragazzi. Quindi, tiè, Mainz. Chiamavo pure Mainz, che me frega. Quindi, Urak, tiè. Oh, regà, qui si strilla. Qui si strilla, ragazzi. Si rimedia forte. Ecco qui, questo dovrebbe essere un wipeout. Landfire damage al nostro ragazzo. Abbassiamo la velocità, che non si può giocare con tutta sta velocità. Quindi, qui sei stronzi. E qui invece... Ma c'è... Questo è forte capitale, che è? No, questo non è niente. No, invece è forte capitale. Ci lascio solo i cannon. Tutto il resto della gente non c'ha senso che ci sta. Ok. Il king della Boemia è di nuovo l'imperatore. Mo a Boemia si sta pompando tutte le riforme, però. Ok, va bene, ragazzi. Abbiamo preso altre due province di questi ragazzi. Appena si può, ci pistiamo anche con Augsburg. Che però stiamo ancora in tregua. Quindi, e perché non viene? Ah, vabbè, perché ce l'ho il claim. Perdo solo 5 di stabilità. Vabbè. Comunque, con questo vi saluto e ci vediamo nella prossima puntata. A presto.